Le gole del Sagittario, spettacolare e suggestivo canyon scavato dalla millenaria erosione delle impetuose acque del fiume omonimo, oggi captate da una centrale idroelettrica, rappresentano una delle aree naturalistiche più importanti d'Europa. Situata ai margini del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a pochissimi chilometri dalla celebre località turistica di Scanno. A ridosso del lago artificiale di San Domenico, in territorio di Villalago, si trova il suggestivo eremo di San Domenico. Esso è un richiamo per i numerosi turisti che si recano in queste valli ed un piacevole luogo di sosta durante il viaggio. Ci rechiamo verso Scanno dopo aver attraversato Anversa degli Abruzzi, le gole del Sagittario, Castrovalva, Frattura Vecchia ed il territorio di Villalago. Il principale lago naturale della provincia dell'Aquila è il lago di Scanno, formatosi in seguito ad una frana dell'alta valle del fiume Sagittario. Il lago è un'oasi di pace, lontano dalla vita cittadina e dai problemi di ogni giorno, tra paesaggi meravigliosi che sono la ricchezza di questo territorio. Il lago, dall'alto, presenta la particolare forma a cuore ed anche per questa sua unicità attrae numerosi visitatori da tutto il mondo. Il paese di Scanno è tra i borghi più belli d'Italia e conta 2043 abitanti. Esso è situato nel territorio della provincia dell'Aquila e fa parte della comunità montana Peligna e del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'origine del nome risale alla parola latina a scamnum, cioè sgabello, in quanto il colle del centro storico pareva uno sgabello. Scanno è un luogo di villeggiatura da tempi remoti, infatti la nobiltà e l'alta borghesia dell'antica Roma solevano passare le vacanze qui, come risulta da una lapide romana conservata nel Museo della Lana. Mentre l'estremità nord del paese probabilmente era un territorio del popolo dei Sanniti. Durante le invasioni barbariche, Scanno rimane illesa per la struttura difensiva dei monti intorno al paese. Ma durante le invasioni saracena prima ed ottomana poi, invece, non subì le stesse sorti. In questo periodo Scanno ha delle influenze orientali per il vestito femminile del paese. Gli abiti femminili di Scanno sono il simbolo di questa società e l'identità culturale di questo popolo, che affonda le sue radici in qualcosa di molto profondo. Scanno è un borgo quasi interamente costruito con la pietra e subordinato alla presenza del femminile. Già nell'antichità le donne di Scanno avevano meritato la fama di essere belle. La riservatezza misteriosa e gli abiti scuri in lana di queste donne hanno attirato non poco l'attenzione del mondo, tanto che il grande maestro francese della fotografia come Henri Cartier-Bresson le ha rese immortali in alcuni suoi celebri scatti. Le donne di questo paese sono famose per camminare erette con la conca sopra la testa, le mani sui fianchi, nel classico movimento ondeggiante.
Esse hanno molta forza, sono donne che tessono le loro stoffe di lana per creare ogni cosa necessiti in casa, senza dimenticare la lavorazione dei merletti al tombolo, vero gioiello dell'artigianato locale. Per molto tempo esse sono state i pilastri di questa società, in quanto gli uomini spesso erano dediti alla transumanza ed in inverno non risiedevano in paese. Ecco perché questo luogo è stato per lungo tempo un villaggio matriarcale, perché per almeno 6 mesi all'anno erano le donne che amministravano il paese e le famiglie. Da ricordare il tipico gioiello abruzzese della presentosa, generalmente in oro o in metallo placcato oro, indossato dalle donne nelle occasioni di festa più importanti. La presentosa è il dono o la promessa d'amore e in genere viene attaccato ad una collana e messo in bella vista sul petto. Di particolare interesse artistico è la chiesa a 3 navate di Santa Maria della Valle o della Madonna Assunta. L'esterno della chiesa è in stile romanico abruzzese. Un altro motivo caratteristico sono le logge, le bifore e le trifore, che si aprono nell'ultimo piano di palazzi nobiliari o borghesi, caratterizzati dal fatto che tali abitazioni necessitavano uno spazio di luce tra l'interno e l'esterno e naturalmente gli archi di accesso alle innumerevoli viuzze del centro storico. Scanno è sicuramente uno dei paesi più belli di tutto il territorio italiano.